Il lavoro è nato a seguito di una gara, una specie di gara più o meno informale fatta dal cliente, che è un appassionato di architettura e design, che si è informato tramite internet, tramite una serie di pubblicazioni, di quali potevano essere gli studi torinesi che gli interessavano, e li ha consultati tutti. È arrivato a consultarne 6 o 7 della nostra generazione e di quella subito precedente. Abbiamo fatto sopralluoghi, uno studio di fattibilità, e poi ci siamo trovati d'accordo col cliente, abbiamo avuto una certa empatia, lui è psicologo, quindi penso che gli sia interessato anche il rapporto umano che si è stabilito, e abbiamo vinto questa gara, già con un pre-progetto. Quindi il contesto in cui ci troviamo è un centro storico, ma è un centro storico di edifici abbastanza convenzionali della fine dell'Ottocento. Siamo in un contesto proto-industriale, per cui gli edifici di cui ci siamo occupati noi erano un ex laboratorio artigianale, un ex fienile, che estendevano la casa originaria del cliente, che si era ristrutturata invece per conto suo 20 anni fa. All'inizio del nostro incarico, qualche anno fa, il tema era strettamente architettonico. Si trattava di pensare un ampliamento tra la casa che vedete che c'è qui alla mia destra, che era quella ristrutturata negli anni 90 dai clienti e poi diventata loro abitazione per l'estate, e invece la parte di granaio e laboratorio di falegnameria che c'è alla sinistra, che è stata poi oggetto principale del nostro intervento. Però quasi subito, lavorando, si sono via via aggiunte altre esigenze che hanno portato questo progetto a diventare alla scala microurbana. Subito si è pensato di ristrutturare la casetta degli ospiti che si affaccia su questo giardino sud, e poi sulla via una parte sempre di famiglia che è stata trasformata nel ufficio sia per il marito che è psicologo, sia per la moglie che è medico, e che quindi è tutta strettamente collegata, portando questa casa a funzionare a tutti gli effetti come casa, ufficio, studio, in un rapporto molto stretto. L'altra parte ancora che in questo piccolo master plan si sta aggiungendo deriva da un acquisto recente dei nostri clienti di un altro rustico, che permette di collegare la corte sud direttamente con la strada centrale del paese. Quindi se il nostro progetto è nato con la facciata d'ingresso alle mie spalle, quella nord, e tutto è pensato e realizzato per entrare da lì, ora ci troviamo a dover immaginare per un futuro un ingresso dal lato sud, cioè dove ci troviamo adesso. Si ribalterà tutto quanto e quindi si entrerà dal centro del paese attraverso il bed and breakfast. E stiamo lavorando su questo progetto per dare a tutto il complesso un funzionamento complessivo. E per leggere questo stile di vita, questo ritorno al villaggio d'origine del proprietario, anche la distribuzione interna segue delle regole che sono abbastanza diverse anche dai nostri progetti precedenti e anche da una distribuzione convenzionale per una famiglia. Tant'è che praticamente nella parte del nostro intervento c'è una porta, che è quella del bagno. Altre porte non esistono, e tutti gli ambienti, sia in sezione, quindi i vari livelli fra loro, sia in pianta, quindi le varie stanze fra loro, sono totalmente unite. E questo senso di apertura, sia nel tipo di utilizzo che si fa delle stanze, alcune stanze addirittura hanno un uso ancora indeterminato, lì c'è un calcetto ma non è la sua destinazione finale, la destinazione di quell'ambiente, vuole lasciare questo senso di apertura e anche di ambiguità di uso e di relazione con gli spazi esterni. Infatti anche la piscina e il prato sono messi in una relazione abbastanza inusuale rispetto agli ambienti interni. La piscina vista da dentro è come una stanza vetrata. Il prato è la continuità dell'interno verso l'esterno, per cui questo grande spazio aperto si collega invece alla parte esistente, ristrutturata dai proprietari da soli, dove invece la distribuzione è molto più tradizionale, quindi c'è la loro stanza da letto, ci sono i bagni, c'è la cucina, quindi c'è questo annesso più tecnico, più tradizionale, che poi viene esteso nel nostro intervento secondo le nuove idee che aveva il cliente su come avrebbe desiderato abitare, quindi in un modo molto più aperto e indeterminato. Quindi al piano terra ovviamente c'è una zona d'ingresso, ma che viene anche utilizzata come ricovero per gli strumenti musicali dei proprietari. C'è una sala da pranzo direttamente connessa, che è sotto la massa d'acqua della piscina, è collegata direttamente con il prato attraverso una vetrata. Anche la scala che collega gli ambienti è pensata per essere più trasparente possibile, e quindi tutte realizzate in lamiera forata piegata, per cui è praticamente immateriale ed è anche cava e
contiene la biblioteca, in modo tale che non sia solo un elemento di collegamento, ma anche uno spazio abitabile, uno spazio di vita. Al piano di sopra invece coesistono il soggiorno che circonda lo spazio d'acqua della piscina, e al piano ancora di sopra c'è una zona notte tutta aperta dove dormono i bambini, senza alcun tipo di chiusura rispetto alla zona giorno, per cui anche rumori, anche quando si guarda un film, i bambini lo sentono dal piano di sopra e viceversa, non c'è alcun tipo di privacy. E questo per noi è molto interessante perché è davvero, secondo noi, un passo verso il futuro dello stile di vita. Qui in questo contesto, sia per grazie diciamo al nostro progetto, sia perché lo voleva il cliente, praticamente non esiste privacy né all'interno dell'abitazione né fra l'abitazione e il contesto, che è abbastanza denso, non siamo in una villa isolata, ma la casa è circondata da altre case, da altre attività. Dovendo scavare di circa 45 centimetri anche per far stare dentro la sezione del vecchio edificio tre livelli al posto dei due che c'erano precedentemente, siamo dovuti in effetti intervenire anche sulle fondazioni, cioè in certe parti i maschi murari esistenti sono stati rinforzati sotto il livello dove esistevano antecedentemente. Questo in particolare nella zona dove ci troviamo, qui siamo al primo piano, quindi un livello più sopra rispetto al taglio di 45 cm nel terreno, e si vede una grossa massa d'acqua che è quella della piscina, sollevata di circa 4 metri dal suolo. Questo è legato al fatto che il cortile a sud, quello illuminato dal sole, era molto piccolo. Impiegarlo con una piscina sarebbe stato sicuramente il modo di sprecare tutto lo spazio aperto. Abbiamo quindi pensato di costruirla sopraelevata, sotto di questa c'è la sala da pranzo principale, e in questo modo, oltre ad essere pienamente sfruttabile, molto soleggiata e con la vista sulle montagne, ha un soggiorno che gli può girare tutto intorno, creando anche effetti di rapporto tra l'interno e l'esterno molto, molto particolari. Non è stato facile collegare strutturalmente questo grosso volume d'acqua con le strutture esistenti della casa. Qui siamo proprio sopra la volta di ingresso in mattoni che è stata mantenuta, però con soluzioni poi di fatto ordinarie siamo riusciti a risolvere questo problema. Rispetto alla volontà dei committenti di non enfatizzare per nulla le scelte di risparmio energetico, gli investimenti dal punto di vista delle energie alternative, è significativo che l'unico punto dove sono messe in vista sia un bagno. Questo è un punto molto intimo, molto nascosto nella casa, e il bagno degli ospiti, che coincide totalmente col vano tecnico degli impianti, dove quindi si vede dietro la doccia con un vetro trasparente la pompa di calore, dietro il lavandino anche lì con un vetro tutti gli altri tubi e impianti vari. E quindi ci è piaciuto particolarmente che abbia voluto puntualizzare nel punto meno evidente della casa questa sua passione per gli impianti e per l'energia alternativa. Pur trattandosi di una ristrutturazione di un edificio dell'Ottocento, abbiamo trattato questo edificio in modo abbastanza disinvolto, quindi con dei materiali anche industriali, non soltanto con materiali della tradizione o naturali. Per cui c'è un mix di materiali che vanno dalla resina pienamente artificiale, che praticamente costituisce tutto il pavimento della casa, gialla nella parte sotto lo zero, quindi nello scavo, grigia in tutti gli altri pavimenti. Gli altri materiali invece sono materiali più naturali, per cui più tradizionali, diciamo, il ferro, il vetro, che ormai chiaramente fanno parte della tradizione dell'architettura, e il legno, che trattandosi di un legno che deve essere a contatto con l'acqua, in particolare il rivestimento che ha alle mie spalle, è un economico, molto semplice e anche molto grezzo compensato marino. Per cui i materiali sono alla fine quattro: la resina del pavimento, il legno che sia come pavimentazione che come rivestimento accudisce lo spazio della piscina, e poi l'intonaco del cappotto che riveste indifferentemente sia la parte nuova che abbiamo ristrutturato sia la parte già ristrutturata dai proprietari, in questo modo dando un effetto di neutralizzazione dell'edificio preesistente, in modo tale che poi lo scavo giallo e il blu della piscina con il suo legno attorno risaltino.